Allora, Liberi.tv, Riccardo Cristiano, di nuovo in compagnia di Antonio Saffioti per la consueta puntata di Chi ci capisce a noi due. E bravo, io saluto Antonio. Ciao a tutti, buona serata. Bene, a questo punto di cosa si parla? Si parla del post Sanremo, è normale, ci siamo fatti la puntata dove Antonio ha discorsato sulle canzoni che avrebbero partecipato e probabilmente vinto al Festival di Sanremo. Alla fine ha vinto Mahmood, se non ricordo male, ma parleremo di tante cose e vediamo se Antonio ha qualche news o qualche considerazione da fare su come è andato questo festival molto criticato, soprattutto i personaggi. Io ho visto le immagini di Patti Pravo, di chi era, come si chiama, di Loredana Bertè, Sì. della Vanoni. Qualcuno ha detto la morte ti fa bella, perché insomma erano un pochino rifatte, diciamo così, ma io non mi permetto di dire altro, lascio a questo punto la parola ad Antonio e vediamo un po' cosa ci dirà. Allora, io vorrei parlare un po' di tutte le canzoni e fare un'analisi di tutte le canzoni. Allora inizio con uno scoop perché ho scoperto da poco che io mi sono molto rallegrato della vittoria di un ragazzo italo-egiziano, perché in questo periodo di razzismo c'era bisogno che vincesse un ragazzo con questa storia. Però ho scoperto da poco che Mahmood, nelle ultime elezioni, ha votato Lega. Ah, addirittura. No, questa me la devi perdere. C'è Mahmood ha votato Lega. Sì. Cioè, voglio veramente, cioè, peggio che peggio. Cioè, io non dico nulla, però dico, ha votato lei, egiziano. Ha avuto a che fare con un padre, non tanto granché, quindi può avere il dito avvelenato verso l'Egitto, se no non si spiega. Ma è strano però, perché comunque, vedi, oddio, non è molto strano perché effettivamente, come quelli del sud che hanno votato Lega. E ci sono molti stranieri che hanno votato Lega, però se valutiamo la canzone, personalmente a me la canzone di Mahmood non piace, ma è un gusto personale, perché magari forse non so, sono abituato a delle canzoni più melodiche o comunque delle canzoni più sanremesi. È troppo moderna pure per l'orecchio di molti, no? Perché la canzone è molto moderna sia nel suono che nel ritmo, quindi è pure questo comunque iniziamo ad analizzare. Parto dall'ultima canzone di Sanremo, che è quella di Nino D'Angelo e Livio Cori, Un'altra luce. Io devo dire che questa canzone è stata la prima o la seconda che ho ascoltato, non mi è piaciuta per nulla, perché è molto difficile il testo da comprendere, perché è mezzo napoletano come testo. Poi è un napoletano un po' parlato in maniera molto lenta. E io non ho capito una parola di questa canzone. L'ho ascoltata 2 o 3 volte, ogni volta la capisco di meno. Quindi sarà un mio problema, però penso che ai napoletani, ai campani, in generale, a chi piace la canzone Sicuramente. napoletana sia piaciuta, no? Perché è normale, c'era pure bisogno di far ascoltare un po' di musica napoletana, perché è stata la prima musica in Italia per diffusione, quindi la rispettiamo senz'altro, perché noi anche noi siamo dal sud, è giusto pure che ci sia qualcosa. Ma poi i napoletani sono bravissimi, cioè io sono pro Napoli e ve lo dirò sempre, i napoletani sono nel mio cuore, io amo Napoli. Anche a me piacciono molto alcune canzoni napoletane, eppure vedere i film in napoletano. Infatti, io quando vedo Gomorra tolgo proprio i sottotitoli, perché lo capisco già di mio.
un po' napoletano. Jenny Savastano. Sì. Vabbè, poi la penultima è stata la canzone di Eymar, Parole Nuove. Questa canzone è una delle canzoni che mi è entrata meno nella testa, quindi vuol dire che non era molto bella nel testo. Però Eymar è uno dei due ragazzi che avevano vinto Sanremo giovani. Aveva vinto insieme a Mammo. Sì. Poi 22esimo hanno Tatangelo, io su la Tatangelo me l'ho espresso già prima del festival, avevo anticipato che la canzone non sarebbe stata granché. A me è sembrata la solita sua canzone, anche se lei dice che negli ultimi mesi, nell'ultimo album, la sua vita è cambiata e che ha molto studiato. Un po' si è visto, perché è stata meglio nel canto rispetto alle ultime apparizioni. C'è da dire che lei ha soli 32 anni, ha partecipato già 8 volte al festival, quindi un po' questo è che secondo me la penalizza un po'. 21esimo posto, Patti Pravo e Briga. Allora, su Patti Pravo devo dire che io ho avuto sempre molto rispetto verso le cantanti di un tempo e ho lo stesso rispetto per Patti Pravo. A mio avviso Patti Pravo ha sempre cantato un po' maluccio, con delle stonature, ma hanno fatto del suo personaggio, del suo modo di cantare. Poi pure la sua voce è un po' difficile da capire, no? Sì. Quindi, a mio avviso, non ha cantato né meglio né peggio delle altre volte. Briga, devo dire che è stato bravo, poi anche se c'era una enorme differenza d'altezza, poi che appariva subito, no? Briga non mi è piaciuto tanto tanto ieri a Domenica Inn, in cui ha un po' scherzato sul fatto che è stato messo meno in risalto da Patti Pravo. Però se tu ti metti a cantare con dei monumenti, dei monumenti è la parola giusta, nel senso che era stata ristrutturata come un monumento, ma quella è una mia idea, ripeto. Vai avanti. Allora, poi quindi non ho capito questa. Poi la cosa che mi è piaciuta di Patti Pravo, soltanto la pettinatura, che ha fatto capelli rasta, sì. L'ha fatto nella settimana in cui c'era l'anniversario della nascita di Bobo Marley. Ah, ecco. Quindi mi è piaciuta questa cosa. Quindi era attinente, cioè era casuale. Anche se lei non ha parlato minimamente di Bobo Marley. Ma infatti questa cosa la stai dicendo tu, io non la sapevo. No, l'ho notata solo io, Italia. Cioè, ma tu pensi che sia per questa ragione? Cioè, questa è una teoria saffiottiana della... No, non è legnata, tu dici? L'hanno paragonata ad Avatar in alcuni meme su internet, ti dico solo questo. Gli somigliava, esatto. È vero, no. Poi Negrita, 20esimi, con I ragazzi stanno bene. Allora, questa canzone, secondo me, era quella con più contenuti politici. Anche se Negrita hanno smentito, ma c'è all'inizio una frase iniziale in cui si parla pure di porti chiusi, di gente in mare e di un capitano che fa la politica sporca. Io non so chi sia, però nel mezzo la sono fatta. Poi di questa canzone invito a vedere un video, che è molto bello, fa vedere in pratica dei bambini, mi sembra filippini,
Fa vedere tutte le peripezie che devono fare ogni mattino per andare a scuola. Mi è piaciuto molto. Poi c'è Neck, mi farò trovare pronto. Diciannovesimo. Diciamo che questa canzone mi ha un po' deluso. Neck di solito va molto bene a Sanremo, questa volta gli è andata Maruccio. Comunque la canzone era una delle solite sue. Mentre ci sono altre gran belle canzoni pure che si occupano di sociale suo, c'è da dire che gli era andato troppo bene l'ultimo festival perché gli andasse bene pure questo. Ah, dici così. Poi 18esimo Federica Carta e Sciade, che io non conoscevo prima del festival. C'è da dire Chi non conoscevi Sade? che nessuno, no, no. Federica Carta mi è piaciuta come canta. Poi questa canzone resta impresso molto il ritornello, anche se assomiglia molto il ritornello nelle parole, canzone di Modugno del 61. Non me ne importa niente, si intitolava. E invece loro, nella canzone dicono non me ne importa, manca solo niente. Però ho scoperto che Sciale è uno molto bravo, un rapper molto bravo nel freestyle. Mi sono confuso allora, ho confuso Shade con Shade, vabbè. A me piace molto il freestyle, ho assistito a diverse battaglie rap, i freestyle mi piace molto. In pratica è un rap improvvisato Sì. sul momento. Poi 17esimo, il mio gruppo preferito, dei Zen Circus, Ah, sì. L'amore è una dittatura. Come aveva anticipato, questa canzone parte tutta ad un fiato, senza ritornello e senza ripetere mai le stesse parole se non le congiunzioni. Dei Zen mi è piaciuto molto il duetto, il mio cantautore moderno preferito, che è Bruno Risas. Hanno fatto un bel duetto. In quella canzone è stata quasi stravolta rispetto alla versione originale. Poi 16esima, Paola Turci con L'ultimo ostacolo. Allora, questa canzone, dopo, che è molto autobiografica, di lei però più della canzone, a me è piaciuto come ha vestito per tutto il festival. A mio avviso è stata la più elegante del festival, era molto sexy. Come me anche Marino Bartoletti ha detto che gli si sono mossi un po' gli ormoni vedendo come era vestito. Poi c'è Francesco Renga, 15esimo, non aspetto che torni, ma penso che non aspetti più Ambra. Ma calcia la cazzo, che Ambro ormai si sistemata, si sposa con Mister Allegri, quindi che si aspetta da Vicente. Renga, devo dire che non mi piace molto, perché lo considero un po' un troppo. Le sue canzoni io lo considero come un Albano Governo, perché cerca sempre di mettersi in mostra con la sua voce. Comunque la canzone è una classica canzone d'amore, che a molti si è piaciuto. Poi 14esimo, il cantautore Motta con Dov'è l'Italia. Di Motta ci sono rimasto perché purtroppo quando è venuto qui alla mesa,
Ho avuto un'imprevista e non mi sono potuto fare una foto con lui. Aia. Comunque io l'ho scoperto in tempi non sospetti molto. Quando l'ho scoperto io lo conoscevo un po' come persona, conosciuto forse solo a Roma. La canzone, Dov'è l'Italia? Praticamente dice questa canzone che ha perso l'Italia. Non so dove che fine ha fatto. L'Italia si è perso anche lui. Poi c'è da dire che ha vinto i duetti, dei duetti insieme a Nara. Quindi è stato un problema. Poi Tredicesimo dice i Genovani ex Ottanta con solo una canzone. Ora hanno fatto la classica canzone d'amore di musica indipendente come quelle che piacciono a me. Poi in più hanno fatto un bel ricordo di Genova e delle vittime del Ponte Morandi, quindi c'era anche questo contenuto oltre alla canzone. Poi lo dicesi Gaemon con Rose e Viola. Io devo dire che Gaemon l'ho sempre ascoltato poco, però mi ha molto colpito positivamente la sua voce. In più ho scoperto che ha scritto un bel libro sulla depressione, perché ha avuto una brutta forma di depressione 2 o 3 anni fa, quindi l'ha voluto raccontare in un libro che devo trovare. Poi undicesimi, i Bumba Dash, che sono un gruppo di rapper salentini con una canzone per 1 milione. Questa canzone è molto piaciuta, è molto moderna, però a mio avviso avrebbero dovuto inserire qualche strofa in salentino, però avrebbero rischiato di fare un'imitazione dei grandi sud-salentini. Quindi penso che non l'abbiamo fatto per questo. Decimo, Enrico Rigiotti con Nonno Hollywood. Questa canzone l'ha scritta di getto il giorno in cui è morto suo nonno. Quindi non era costruita. Questa canzone era molto reale, questa canzone a me è molto piaciuta, io l'avrei messa già le prime 5, mentre invece arrivata a 10. Comunque è andato molto bene, essendo un ragazzo molto giovane. Poi non è arrivata a Achille Mauro con Rolls Royce. Questa canzone è stata molto discusso perché a detta di alcuni Rolls Royce era riferito ad una droga sintetica, mentre invece Mauro ha smentito dicendo che invece Rolls Royce è riferito ad una celebre frase di Marilyn Monroe, che disse che è meglio piangere in una Rolls Royce in un'utilitaria, quindi, dato che la canzone parlava di uso e di personaggi controversi, lui si è ispirato a me di modo questa. I cantanti ne cita alcuni, quelli che sono morti a 27 anni, che sono una un nutrito elenco. Vabbè, sai. Ah sì, vabbè. Comunque la canzone era provocatoria, non era assolutamente trap. Era una canzone rock and roll, questo. Lui ci ha tenuto a dirlo perché Achille Lauro lo ascolta molto, e c'è da dire che non è un trapper come gli altri, perché svaria su più generi musicali moderni. No, ottava è arrivata Lisa, con Mi sento bene. Io Lisa l'avrei vista già le prime 3. Però c'è da dire una cosa, che
che l'ultima sera ha cantato con la febbre molto alta. Io mi ero accorto che c'era qualcosa che non andava, perché alla fine ho perso proprio la voce. Quindi secondo me era l'appello di un paio di posizioni questa cosa, però penso che terza non sarebbe arrivata lo stesso. Poi senti, mi arriva Tirano con la ragazza con il cuore di latte, che parla di una ragazza molestata dal padre. La particolarità di questa ragazza, che ha due cuori, perché ha sia il cuore naturale che quello artificiale del Peacemaker, quindi. Allora, a me è piaciuta questa storia che abbia raccontato, questa storia, però non so se questa storia sia stata costruita o sia stata una storia vera come quella. Su internet dice che è una storia vera, addirittura la ragazza è stata individuata. Sì, allora sono molto, molto felice che abbia raccontato questa storia. Sì. Perché a me piacciono molto queste storie, sì, un po' alla mia, quindi quando si parla di questi temi sono contento. Poi cercherò di individuarla anch'io, questa ragazza sui social. Poi sesto, Daniele, Silvestri con Argentovivo, questa canzone. Tratta dei temi, sì, a ciò di fa certo dei baustelli, perché parla dei ragazzi cosiddetti iperattivi o DSA, che sono dei ragazzi molto creativi e svegli, che molto spesso vengono curati nel modo più sbagliato possibile, cioè dandogli dei calmanti. Di solito la paroxetina, che è uno dei calmanti più potenti. Quindi questi ragazzi che sono molto creativi e svegli poi diventano dei zombie. Quindi fanno il contrario. E Io quindi ricordo che una volta i bambini davano il Ritalin negli Stati Uniti per appunto per l'iperattività. il principio attivo è quello che dico io. Questa canzone io l'avrei vista minimo seconda, però è arrivata sesta, ha vinto però tutti i premi relativi al testo e della critica. Poi il premio, famoso premio Mia Martini, che per fortuna non l'hanno data, non era una bella. Se non lo vedano aperta la veglia, gli avrebbe tirato concio. Beh. Allora, questa canzone c'è la mano pure di Manuel Agnelli, di After Hours. Poi, la cosa che non ho capito di questa canzone è perché lui l'abbia, nonostante l'abbia cantata insieme al rapper, era ancora. Non compariva mai nella grafica di Sanremo. Non ho capito, perché forse hanno deciso di collaborare all'ultimo momento. Poi, quinta, è arrivata la mia canzone preferita, che è quella di Simone Cristicchi, Cura di me. Io non voglio essere polemico, non voglio dire che avrebbero dovuto vincere a forza, però il testo, devo dire, che è un autentico capolavoro, è una citazione continua. Io il giorno dopo mi sono copiato il testo, tra le mie frasi, devo dire che ho ricavato più di 12 frasi da questa canzone. In più, io l'avevo già letta prima che Cristicchi cantasse, e ho detto a mio padre: questa canzone parla di me, del nostro rapporto. Vi invito a leggerla poi,
perché è molto bella e significativa per parlare di un tema che sarà molto presente nel mio prossimo libro, però non mi aggiungo niente. Poi, quanto vorrei mettere con cosa ti aspetti da me, che chiaramente se la si ascolta si vede che è stato scritto da Gaetano Curreri per Vasco Rossi. Però Vasco Rossi gli aveva gentilmente concesso, infatti a me sembrava la reincarnazione femminile di Vasco Rossi mentre cantava. Devo dire che questa canzone non mi è dispiaciuta, però come molti non dico che doveva vincere per forza, perché c'era pure di meglio. Terzi, il volo con musica caresta, devo dire che ai volo non gli è andata male, perché volo come cadono da me, sempre in piedi, perché in America, negli stati extra italiani, sono molto conosciuti e avranno all'infinito il loro pubblico, così come è stato sempre per Toto Cutugno, Albano e Pupo, seppure Pupo è uno molto famoso, soprattutto in Russia, quando c'era il comunismo. È vero. Perché quelli poverini sotto lo stalinismo sentivano molta musica, quindi dicevano al cioccolato io, cosa gli sembra. E in realtà, vabbè, è scostumato. Gliel'ha scritta, sbaglio, gliel'ha scritta cosa? Come si chiama? Malgioglio, sbaglio? Sì, ma dice tutto. Quindi scusa, basta solo pensare che gliel'ha scritta Malgioglio, No, ok. no, no, Andiamo avanti. al volo io consiglierei una cosa, di sperimentare di più soprattutto sul suono, sulle parole delle loro canzoni. Però secondo me loro potrebbero fare pure delle canzoni stile Queen, però non so se siano abbastanza giovani. Il volo? Il volo? Sì. Non essere blasfemo, non mi toccare né i Queen né Freddie Sì. Mercury. Però io dico di sperimentare quei suoni e volevo quel tipo di musica lì, però concludendo, secondo me non sono abbastanza Maturi? giovani per farlo. Maturi, non sono abbastanza maturi, sono ancora quattrarelli, sono bambini, dai. Io li vedo come i Ma Take nella That, testa, la versione dei Take That del volo, più che altro, ai miei tempi, non potete. il grande Freddy era molto più giovanile di loro. Ma Freddy era trasgressivo, Freddy era una persona che sperimentava, Freddy era una persona che quando aveva un'estensione vocale, cioè, Freddy improvvisava. Non si tocca. No, non lo puoi toccare, cioè Non Freddie si... Mercury non lo puoi toccare, è unico, anzi già chi lo ha Il interpretato. 24 vincerà tutti gli Oscar del film sui Queen, quindi Credo molto bravo, devo dire la verità, credo molto. bellissimo. Quel film bellissimo, l'ho visto al cinema, venuto in brividi. Anch'io, anch'io. Poi secondo è arrivato ultimo con i tuoi particolari. Su ultimo voglio dire che mi ha molto deluso perché in sede di conferenza stampa ha fatto un'autentica schifezza, prendendo in malo modo con i giornalisti, disprezzando un po' Mahmood, chiamandolo non per nome, ma dicendo quel ragazzo che ha vinto. Lui si è giustificato dicendo che era nervoso perché lui puntava ad eccedere, però arrivare secondo a Sanremo
anche Eccellenza, no, no, no. Non è di certo un brutto risultato. Come pensavo fosse un ragazzo un po' più buono verso i suoi colleghi. C'è da dire pure che non è facile affrontare i giornalisti e i critici musicali, ma questo non lo giustifica affatto, perché i giornalisti sono anche dei professionisti come lui, quindi Certo. li puoi offendere, no? Poi ha vinto sempre un ragazzo come lui, quindi, e poi prima è arrivato Mahmood con questa canzone che non parla di soldi, certamente in modo positivo, ma ne parla dicendo che quando lui era piccolo, un po' il padre economicamente si è sempre approfittato, di lui che della madre, e poi nella canzone capiamo che il padre non era un buon musulmano, perché durante il Ramadan dice Mahmood nel testo che beveva champagne, cioè c'è da dire che è una doppia violazione per i musulmani. I musulmani non possono bere alcolici, soprattutto Nel Ramadan possono no. bere nel Ramadan. No, ma anche nella vita. C'è un mio amico Bubba che non ha mai bevuto alcolici per filo della sua religione. Che Poi vita triste, scusami. Questo è il problema delle religioni, che mettono delle regole e non ti danno la possibilità di essere libero. Alcune religioni lo fanno e non mi vabbè, piace anche questa. la nostra è un po' restrittiva, anche se adesso abbiamo un Papa che è molto più aperto dai suoi colleghi. Senti Antonio, siccome comunque diciamo Proviamo che siamo arrivati in cima alla vetta, adesso. possiamo fare una battuta sul vincitore? Perché ho trovato una frase carina, cioè una battuta veramente. Sì. Dice così: allora, vai a dormire ascoltando Money dei Pink Floyd, ti svegli con soldi di Mahmood. Questi sono i traumi difficili da superare alla mia età. È vero, però, dai. Sta canzone ho pensato subito ai nomi. E I dicevo, Pink Floyd. Sì. no, sì, ma c'è anche, mi sembra che ce n'è una pure dei Rolling Stone, che Money. si intitola pure in questo modo. Non lo Ciao. so, l'andremo a cercare. Speriamo che qualche, non so, Penso ci sia pure questo. qualche amico web ascoltatore ci Penso possa correggere. che Posso sia dire anche una piccola. Scusa Antonio, stavi dicendo? prima di parlare di soldi nelle canzoni, perché è un tema ricorrente. Sì, vabbè, soldi, sesso, quello sono i temi ricorrenti delle canzoni. L'amore, ovviamente, ci sta. Senti, nell'ultima puntata che abbiamo fatto sul DDL Pillon, c'è stato qualcuno che, come dire, ha ascoltato con attenzione la puntata e ci ha, diciamo, dato la sua idea contraria. Noi abbiamo deciso di ascoltarlo, quindi presto ci sarà un'intervista che, come dire, parlerà del DDL Pillon dall'altra parte, ovvero da chi Adesso, gesta a favore del DDL Pillon, se perché mi è comunque noi siamo possibile, liberi e quindi siamo del parere che bisogna dialogare e bisogna parlare. sono contento di aver stimolato il dibattito su questo tema. Volendo citare una frase di Pasolini, per un periodo della sua vita ha detto di aver dato spazio a quelli che la pensavano diversamente da lui. E in una celebre frase dice: molte volte mi sono messo
nei panni dei miei avversari, però ho sempre visto che i panni dei miei avversari erano più sporchi dei miei. Mi è molto piaciuta questa frase. E con questa frase di Antonio Sappiotti, che la dice tutta sul pensiero che abbiamo in comune, noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Chi ci capisce a noi due è bravo. Vi salutiamo, vi ringraziamo insomma per averci ascoltato, sopportato, supportato. E siamo ancora qua e ci saremo per ancora un bel pezzo. Quindi io saluto D'Antonio, lo ringrazio e ri vi ringrazio ovviamente anche Riccardo Cristiano che è qui per voi. Ciao a tutti, alla prossima! Thank you.